Buonasera, ben trovati per un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. Restano bassi i nuovi casi di coronavirus in provincia, sono 5 nell'Aretino, di cui uno ad Arezzo, due a Castiglion Fiorentino e due a Stia. Ricoveri ai minimi storici in bolla Covid all'ospedale San Donato di Arezzo, mentre in rianimazione siamo a quota zero. Sono 18 i guariti, intanto prosegue la vaccinazione in tutta la ASL. Sono oltre 600.000 le persone vaccinate tra prime e seconde dosi. Ad Arezzo 245.426 il totale. E a proposito di vaccini, si ricorda che la ASL sta spostando gli appuntamenti per la vaccinazione in questa e nella prossima settimana per 4.000 utenti ai quali sarà inviato un SMS con la data del nuovo appuntamento. La questione hospice, dopo un mese di relativa pace tra le varie istituzioni, torna a riannodarsi. Problemi per la struttura provvisoria e, secondo la vice sindaco Lucia Tanti, tempi troppo lunghi per la realizzazione di una nuova struttura. È passato appena un mese da quando fu annunciato l'accordo sulla nuova destinazione dell'hospice e su quella provvisoria. Clima bipartisan, ringraziamenti alla ASL e la sensazione che la questione si fosse definitivamente risolta. Ieri la presentazione della ASL di due ipotesi progettuali, entrambe nell'area del Pionta, e l'annuncio dei tempi di realizzazione, 32 mesi. Contemporaneamente l'ipotesi della soluzione provvisoria da Gazzi si è fatta complicata ed ecco che il clima si è nuovamente infocato. 32 mesi per il nuovo hospice sono una follia, soluzione intermedia subito oppure salta il banco, ha scritto in una nota alla vice sindaco Lucia Tanti. I consiglieri regionali Ceccarelli e De Robertis sulla soluzione di Agazzi si augurano che gli ostacoli vengano rimossi. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione del nuovo hospice, secondo i consiglieri si tratta di un percorso previsto dalle leggi e purtroppo scrivono non breve. L'impegno della regione, hanno sottolineato, è stato rispettato. Critico anche Donati di Scelgorezzo. Dobbiamo tornare a dare peso ad Arezzo o questa città continuerà a perdere servizi e opportunità. In questo caso emerge anche la mancanza di interlocuzioni con il governo della regione toscana, sostiene Donati. È ancora più polemico il consigliere regionale Marco Casucci, che parla di tempi inaccettabili. Insomma, è svanito quel clima di armonia che pareva essersi composto il mese scorso. A questo punto rimangono alcuni interrogativi. Verranno rimossi gli ostacoli per la struttura di Agazzi o verrà individuata una diversa struttura? Ci sarà il tentativo di accorciare i tempi per la realizzazione del nuovo hospice? Intanto i tempi di realizzazione, dice l'ASL, non li detta l'ASL, ma li detta la legge che farà. La legge, la ASL, che farà il possibile per abbreviarli. L'ASL risponde alle affermazioni della vice sindaco Tanti e va avanti con il cronoprogramma. Pronta la risposta della ASL Toscana Sud-Est dopo la spiegazione di Lucia Tanti circa i ritardi nella programmazione dei lavori dell'hospice. La sede provvisoria, spiega la ASL, sarà spostata da San Giuseppino ad Agazzi e la ASL impiegherà anche risorse proprie per il nuovo hospice al Pionta. I tempi non li decide certo la ASL, ma la legge. Il calendario, cioè il cronoprogramma di realizzazione dell'opera, non dipende infatti dall'azienda, ma dalle norme che devono ovviamente essere rispettate, pur nella consapevolezza della necessità dell'hospice. Questi elementi li abbiamo confermati nella riunione di ieri, alla quale ha preso parte per il Comune di Arezzo anche la vice sindaca Lucia Tanti, ricorda il direttore amministrativo dell'ASL Francesco Ghelardi. In questa occasione abbiamo confermato due punti essenziali. Il primo è che la sede provvisoria dell'hospice sarà trasferita dalla San Giuseppino all'Istituto di Agazzi nel più breve tempo possibile. Il secondo è che la ASL è pronta a realizzare il nuovo hospice al Pionta utilizzando non solo finanziamenti regionali ma anche risorse proprie. Segnale concreto dell'attenzione che l'azienda sta dedicando all'hospice. I tempi purtroppo non dipendono dalle ASL ma dalle normative. Breve riepilogo, i tempi di appaltabilità dell'intervento e quelli dell'adempimento tecnico richiedono complessivamente 14 mesi. Il dettaglio delle fasi, affidamento e acquisizione pareri, progettazione comprensiva di valutazione, affidamento lavori, direzione lavori, approvazione del progetto da parte del genio civile, esame del progetto da parte dei vigili del fuoco. Una volta esaurita questa parte si apre il cantiere e la stima dell'azienda è che siano necessari 18 mesi per realizzare l'opera. L'ASL Toscana Sud-Est è ovviamente consapevole della necessità dell'hospice e sarà sua cura ridurre al massimo i tempi nel rispetto delle normative. Va rafforzata la rete subintensiva nell'ambito pneumologico, ne è convinto Raffaele Scala, primario del reparto di pneumologia, e ci spiega perché.
Il laboratorio Sanità 2030 è stata anche l'occasione per il dottor Scala di parlare di long covid e anche di patologie dimenticate. Noi prima noi ci abbiamo sempre detto che anche prima del covid la popolazione è stata affetta da una forma di pandemia silente che è rappresentata dalle malattie respiratorie croniche che hanno un peso enorme per quanto riguarda non soltanto la quantità ma anche la qualità di vita. I moderni sistemi sanitari non hanno completamente preso in considerazione questi bisogni nevasi di questo tipo di popolazione e nel momento in cui c'è stata l'esplosione del Covid noi come pneumologi in prima linea abbiamo visto che la sovrapposizione di due diverse esigenze, una dimenticata e silente, l'altra nuova e immediata a cui dovevi dare risposta, ha portato appunto a una serie di criticità e difficoltà, in parte impossibile da prevedere, ma in parte sicuramente in buona parte copribili e gestibili. Mi riferisco per esempio alla saturazione immediata di posti di terapia intensiva generale con l'intubazione rapida dei pazienti, perché? Perché la rete di backup, come la diciamo noi, la rete di sicurezza delle terapie intensive pneumologiche non era sufficientemente espansa e al tempo stesso queste strutture sono anche deputate per trattare quelle grosse sequele, quelle importanti sequele che noi vediamo non soltanto, abbiamo visto non soltanto nel Covid ma anche nelle fasi pre-Covid, i pazienti che rimangono poi con grave handicap prevalentemente respiratorio ma non solo, per esempio le persone che rimangono collegate al respiratore. Abbiamo anche adesso ricoverato per esempio nella nostra UTIP due pazienti su otto che sono quindi con questo tipo di problematica. Troppi incidenti nell'Aretino che si sono verificati ultimamente soprattutto sulla 71, parla il comandante della locale. Troppi incidenti nell'Aretino, soprattutto lungo la regionale 71, divenuta una strada sempre al centro delle cronache, anche nazionali. E se il bilancio dei morti fortunatamente è contenuto, quello dei feriti no. E allora occorre mettere attenzione. Troppe distrazioni o servono invece dei deterrenti? La densità del traffico veicolare è tale che sarebbe necessario delle modifiche tecniche o delle situazioni o un cambiamento strutturale di una parte in alcune situazioni della strada regionale, perché in alcuni esempi anche le forze dell'ordine che fanno un'applicazione anche con l'utilizzo di telelaser o di posti di controllo non è più sufficiente a far sì che questo numero di incidenti cali. Quanto c'è di distrazione, quanto c'è invece di mancanza strutturale proprio di sistemi per fare prevenzione, per modificare la velocità? Allora, sicuramente il motivo principale per cui avvengono incidenti è comunque legato a quella che è il comportamento di guida. Quindi la distrazione è il primo motivo. Alla distrazione vanno uniti il mancato rispetto di alcune norme di comportamento basilari come sono sicuramente il limite di velocità, quindi le velocità più contenute soprattutto nei centri abitati o in situazioni particolari, nelle vicinanze delle scuole, attraversamenti pedonali eccetera, e la mancanza di quella che è il rispetto della distanza di sicurezza sicuramente e la mancanza di rispetto della precedenza. Sono un attimo qui i motivi principali per cui avvengono gli incidenti. Trovato senza vita lungo il sentiero della Bonifica nei pressi della zona del Dosso a San Zeno, l'allarme è scattato ieri sera intorno alle 21:30, si tratta di un cinquantenne di Arezzo. Non sembrano esserci segnali di violenza, ma la polizia vuole vederci chiaro e solo l'autopsia potrà chiarire gli aspetti che ancora danno più di un interrogativo. Il cadavere era vicino ad un ciclomotore, sono intervenuti gli uomini della squadra mobile di Arezzo guidata dal dirigente Penta ed è stata avviata un'indagine. Pronto il programma degli eventi estivi rivolti ai giovani organizzati dalle associazioni giovanili di Arezzo. Sarà un'estate sicuramente all'insegna di tantissimi eventi per i giovani grazie al bando che il Comune ha dedicato a tante associazioni che appunto si occupano proprio di tempo libero per i giovani.
Sì, diciamo, si sfata un po' il mito che ad Arezzo non c'è niente per i giovani. Con il nostro bando Il Comune Ti Coinvolge abbiamo dato spazio a 20 associazioni con 20.000 euro per il periodo estivo per dei progetti che spaziano dalla musica al cinema, al teatro, alla cultura in tutti i luoghi della città. Si va da Castelsecco a Tortaia, da Via Malpighi anche al centro chiaramente. Un programma di 19 eventi con ben 90 appuntamenti tutta l'estate. E poi avremo la seconda parte del bando che dedicherà risorse per la parte ottobre-dicembre, che c'è tempo fino al 15 settembre per partecipare. Ecco, per la parte sportiva, la SBA, ecco, cosa avete in programma? Ma abbiamo pensato di, diciamo, investire tutto su dei tornei 3 contro 3, che è, diciamo, il nuovo sport che sta emergendo nella pallacanestro. Ci sarà un'estate completamente all'aperto nel playground dedicato a Kobe Bryant. Arezzo Crowd Festival è un festival partecipato che coinvolge giovani sotto i 35 anni e tutta la città di Arezzo in tutti i livelli. E organizzeremo più di 40 eventi per tutta l'estate di teatro, musica e arti figurative. Gli appuntamenti sono ogni due mercoledì per tutta l'estate e dall'8 al 12 settembre. Arezzo che spacca presenterà una serie di 8 appuntamenti che andranno a prendere un po' tutto, dalla musica al teatro, al fumetto, alla comicità, laboratori con i giovani, concerti, e tutto inizierà dal 26 giugno fino all'8 settembre. Dal 2 di luglio faremo commedie e tragedie, poi c'è naturalmente la serata dell'astronomia, abbiamo due serate dedicate appunto a Dante, due serate, diciamo, di musica, musica jazz e musica pop, e poi per finire con la favola per i bambini. All'anfiteatro, successo per la rappresentante di lista che ha aperto la musica, gli spettacoli sotto le stelle all'anfiteatro, ma anche il Mango. Ritorna la musica live e questa è già la migliore delle notizie. Ritorna in grande stile all'anfiteatro Aretino con una delle migliori band del panorama italiano, la rappresentante di lista. Melodie sofisticate, suoni che attraversano decenni della musica internazionale, una voce inimitabile e unica. Ecco gli elementi per un concerto emozionante, il primo dopo mesi. E se le emozioni si percepiscono nel pubblico, seppur seduto, si percepiscono ancor più nella band che dopo mesi è tornata su un palco dopo il successo di Sanremo. Ed è proprio la canzone di Sanremo tra le ultime ad essere eseguite, tra gli applausi e le danze frenate dalla seduta obbligatoria. Si muovono le braccia ma il resto del corpo rimane incollato alla sedia. Ma queste sono le regole e le regole sono state rispettate in pieno, in un clima sereno, un minimo sacrificio per godere della normalità e della vita. E proprio vita, Veronica ha scritto con una bomboletta spray su una bandiera rossa che fino a quel momento sventolava durante Resistere, il pezzo forse più irresistibile della rappresentante di lista. Un concerto che è stato come un grande quadro d'autore ma con una cornice spenta. L'anfiteatro è stato come un padrone di casa inconsapevole, praticamente nulla ad esaltare una location mozzafiato, non una luce a delineare i profili di uno dei siti archeologici più belli d'Italia. Piccoli particolari tra i quali un palco troppo scarno che potrebbero, se migliorati, fare di un gran concerto un grande evento. Sabato prossimo alle 18.30, evento dantesco ai giardini di Porta del Foro, il professor Giorgio Battistella, esperto del sommo poeta, declamerà il 22esimo canto dell'Inferno. Battistella è stato ospite delle 50 ore della giostra su Teletruria e spiega così la sua presenza ad Arezzo. In occasione del 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri, a cui sarà dedicata proprio la Lancia d'Oro della Giostra del 5 settembre, farà tappa ad Arezzo nel suo viaggio itinerante lungo tutto lo stivale il professor Giorgio Battistella, membro della società Dante Alighieri di Treviso, che ai giardini di Porta del Foro alle 18.30 di sabato prossimo 26 giugno declamerà alcuni canti della Divina Commedia, in particolare il 22esimo, dove, come sappiamo, Dante fa esplicito riferimento alla giostra del Saracino. Durante le 50 ore di giostra, Luca Caneschi ha intervistato il professor Battistella circa la sua passione per Dante. La sua interpretazione di questo inserimento degli aretini in un canto molto particolare come il 22esimo dell'Inferno, per la verità uno dei canti più animati dell'intera Divina Commedia e che poi ovviamente parla di tutt'altro nel suo svolgimento. Lei come la spiega, come la illustrerà sabato prossimo? Allora, io ho scelto innanzitutto questo canto per il motivo che lei ha detto. È uno, forse il più importante, anche se non l'unico, certamente riferimento che Dante fa
al suo rapporto con Arezzo. Ho scelto anche questo canto proprio per la sua caratteristica quasi di giocosità che mi ha dato fin da quando ho cominciato a studiarlo e che mi pareva ben in armonia con il carattere di questa festa che è per voi la giostra del Saracino e di questo momento importante per Arezzo. In occasione dell'evento Musica dal Cielo, il concerto dalla Torre del Cassero con l'assolo del batterista americano Marky Ramone e con una performance di Ringo DJ che si terrà domani sabato 26 giugno al Piazzale del Cassero, il Sistema Museale Castiglionese e lo stesso Piazzale saranno chiusi al pubblico a partire dalle 16. Il concerto è in programma al tramonto. Sarà Simone Cristicchi ad aprire la 17ª edizione del Festival di Musica Sacra a Cortona, appuntamento sabato 26 giugno alle 21.15 al Teatro Signorelli. Torna con la 17ª edizione il Festival di Musica Sacra. La manifestazione sarà di scena a Cortona dal 26 giugno al 4 luglio, con 6 incontri al Teatro Signorelli. L'inaugurazione verrà fatta con Simone Cristicchi al Teatro Signorelli alle 21.15. È uno degli eventi forse più importanti insieme al concerto di conclusivo, quello storico fatto da Monsignor Frisina sulla Divina Commedia. Qualche difficoltà a organizzare questa edizione? Sì, difficoltà a trovare soprattutto la location perché i problemi diciamo sono noti a tutti, i distanziamenti, le situazioni, il Covid e tutto, però insomma quest'anno ci siamo orientati sul Teatro Signorelli perché forse è molto più pratico organizzarlo in un unico posto piuttosto che in tante sedi differenziate. Tutti gli appuntamenti musicali sono a ingresso libero. Proprio cerchiamo di essere variegati proprio nella tipologia della musica che viene presentata. L'importante è che ci sia un messaggio chiaro cristiano, insomma. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Cortona Cristiana con il supporto del Comune di Cortona, delle parrocchie cortonesi, il sostegno della Banca Popolare di Cortona e di aziende private. Arte e natura, l'evento si chiama In Silva e si svolgerà sabato 26 e domenica 27 a Camaldoli. In programma passeggiate e cammini allietati dai suoni del bosco e della musica. Una serie di passeggiate tra arte e scienza in una natura antica e straordinaria. L'appuntamento è in programma sabato 26 e domenica 27 giugno a Camaldoli, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La manifestazione si chiama In Silva e l'obiettivo è quello di favorire la conoscenza delle tematiche legate all'ambiente attraverso linguaggi coinvolgenti che rendano possibile una comprensione profonda degli straordinari ma fragili equilibri della natura. Il programma di sabato 26 giugno a Camaldoli, Suoni della foresta, cosa si scopre ascoltando la natura, prevede un'uscita nella foresta con il professor Gianni Pavan, studioso di paesaggi sonori e bioacustica, e quindi la proiezione di filmati nel monastero di Camaldoli, ispirati al tema dell'incontro. La giornata di domenica sarà dedicata alla vita delle foreste, legata a cicli estremamente più lunghi di quelli umani. Accompagneranno gli eventi studiosi e musicisti. Ed ora vediamo la rubrica della Camera di Commercio. Partirà dal prossimo 16 settembre un corso sulla sostenibilità nelle piccole e medie imprese organizzato da Camera di Commercio di Arezzo Siena, Arezzo Sviluppo, l'azienda speciale della Camera, e la Direzione Scientifica dell'Università di Siena in collaborazione con 5 ordini professionali, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri. È un corso molto interessante perché darà la possibilità di avere anche attraverso testimonianze di imprenditori tutto quello che serve, quel bagaglio professionale sul essere sostenibili nel proprio modello produttivo, nel approccio verso la comunità e il territorio che ci circonda, anche in funzione di certificazioni da poter spendere per partecipare a bandi comunitari. L'iscrizione viene fatta tramite l'azienda speciale Arezzo Sviluppo, il costo del corso sono 200 euro che può essere ridotto a 150 euro per l'iscrizione entro il 31 luglio. Tra
poco, subito dopo il telegiornale Lo Sport, Teletruria propone un appuntamento inedito e in diretta, la partita dei cuori uniti. A sfidarsi saranno Arezzo Calcio femminile e Nazionale Attori, per il fine benefico di raccogliere fondi a favore del servizio scudo del Calcit di Arezzo. E ora le previsioni del tempo, lo sport e quindi la partita dei cuori uniti. Grazie per averci seguito e arrivederci.